Quando esisteva il lago del Cucino, prosciugato nel 1862 il principe Colloni. Ecco qui, salgo da qui, questo dovrebbe essere via di transito della montagna. Sì, qui c'è tutta una serie di terrazzamenti degno di nota, da valorizzare. Praticamente ci troviamo ai piedi del parco San Leonardo. E queste sono, dovrebbero fare, escursioni archeologiche turistiche. Vabbè, anche di sotto andiamo da questa parte, veloce veloce. Qui c'è un altro muro a pietre abbastanza grande, vedete? Eccolo qui, anche lì. E se ci spostiamo da questa parte, l'altro muro a secco, quindi si sale, sale e siamo esattamente di colliceggio, cioè parte San Leonardo, giusto, no? Questi tutti i terreni, sarebbero mia nonna, terreni, poi tutti i terreni adesso in disuso, ma prima erano tutti i terreni lavorati. Guardate che muro, molto largo, molto largo, vedete? Ma veramente molto largo, quindi il muro lo segue sotto sotto, vediamo il panorama, ecco qui, e prosegue anche là sotto. E qui sopra c'è una serie di terreni abbandonati in disuso, lavorati per anni, per secoli, per millenni. Beh, certo, prima c'è il lago del Cucino, la temperatura era mite e quindi terreni molto fertili. Qua c'era ogni tipo di, che c'era frutto, ortaggi, c'era tutto. Allora salgo qui, e qui cosa c'è? E qui con gli ciechi, diciamo noi. Adesso che è successo qui? Qui terreni abbandonati, è pieno semplicemente di ginepri. Ginepri, qua se danno nelle pulite ginepri, praticamente arriviamo e si fa una spettacolare, suggestiva visita archeologica e escursionistica qui in mezzo. Adesso vediamo dove vi porto.